Un giorno, nel bosco di Capodimonte. Giuseppe e i suoi amici giocavano ad una normale partita di calcetto e mentre una delle due squadre stava per avere la meglio, Giuseppe si infortunò. Ai, mi fa male il ginocchio! Così Giuseppe ebbe un'idea: costruire un survival kit per curarsi. Survival kit, così potrò tornare a giocare! Ma Giuseppe non sapeva come si faceva il survival kit e fu così che entrai in scena io. Non preoccuparti, Peppe, ti aiuterà Toby. It's Toby time! Ed eccoci tornati! Buongiorno amici! Bentornati nella casa del Clang! Siete pronti amici per un'altra fantastica avventura? Bene, incominciamo! Avete presente quando giocate a Minecraft e vi compare quella barra? Sì, questa barra qui. Questa è chiamata Toolbar. Ebbene, c'è anche su Space Engineers, come potete vedere. E la vediamo adesso. Quello che vedete qui è la temperatura, mentre questo è l'ossigeno, e l'ossigeno è molto importante in un gioco spaziale. Quello che vedete qui invece è il visore che si attiva con Jay su computer. Visore, 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 visore. Poi abbiamo il jetpack che si attiva con X, le comunicazioni con O e la torcia con L. Una volta che avete premuto sul tasto X, nel caso della tastiera, potrete liberarvi in volo e saltare premendo sulla barra spaziatrice. Ecco qui, ed ecco che potrete volare. Ovviamente ci tengo a precisare che per quanto riguarda chi gioca con la Xbox o con la PlayStation, faremo un video a parte dove spiegheremo meglio l'HUD. Quello che vedete qui invece sono gli smorzatori di inerzia. Non vi fate mettere paura da questo nome. Significa che se io li disattivo con il tasto Z, non sarò in grado di rimanere sospeso in volo, non potrò più rimanere sospeso. Se invece io salgo con la barra spaziatrice, vedete che tornerò giù, ma se lo ripremo, ecco che mi rimane bloccato in cielo, quindi serve soltanto a rimanermi bloccato, ecco. In sostanza è quando tipo in Minecraft sei in modalità creativa e puoi volare, la stessa cosa, però in questo caso se premo il tasto Z, scendo giù, come in Minecraft uguale. Quando tipo premi due volte il tasto salto quando stai volando, boom, ricade giù. Che, cioè, almeno credo che sia così. Beh, in ogni caso non mi ricordo, quindi scrivetemelo nei commenti. E anche questo lo approfondiremo meglio nel discorso che faremo sulla Xbox, lo faremo anche per il computer. Detto questo, ecco che ci rialziamo. Ui, vedo tutto da qua sopra. Boh, vai. E ho subito danno, come possiamo vedere, la barra della vita. Ma adesso compari! Guardate l'assemblatore basico! Non è bellissimo? E la fornace ad arco! Non sono fantastiche? Bene, questi due super mega blocchi ci serviranno per continuare la costruzione degli oggetti! Sì, lo so, non è un nome tanto figo. Comunque, come ricordate, per chi ha visto il video, e ve lo rilascio qui, avevamo visto un po' come funzionava la costruzione degli oggetti in questo gioco. Avevamo parlato del survival kit, che era come, e avevamo detto che era una sorta di crafting table. Poi abbiamo parlato appunto del generatore di idrogeno e ossigeno. Abbiamo detto che se c'è ghiaccio posso prendere le bombole e metterle nell'inventario per avere l'ossigeno quando finisce, o l'idrogeno. Idrogeno carica, per chi è nuovo, ricarica il jetpack, l'ossigeno invece l'ossigeno. E se vi ricordate, all'inizio del video abbiamo parlato dell'ossigeno. Bene, quando l'ossigeno, appunto su un pianeta come la Terra in questo caso, o meglio Earth-like planet, come ci dice il gioco, in questo caso c'è ossigeno. E quando c'è ossigeno noi possiamo appunto respirare e pertanto possiamo aprire il visore con J, col tasto J. Quando invece ci troviamo su pianeti che non hanno ossigeno, ricordiamo che l'ossigeno deriva dalle piante, allora in quel caso lì sarà un po' più difficile respirare se non abbiamo una bombola d'ossigeno. In quel caso lì dobbiamo tenere sempre il visore chiuso e avere ovviamente l'ossigeno nello zaino, quindi una bombola, oppure avere un survival kit vicino che è collegato a un generatore, se vogliamo essere precisi, di idrogeno che ci fornisce quindi anche ossigeno nel gioco. Ma questo ovviamente lo vedremo quando parleremo poi del generatore di ossigeno e idrogeno. Ora parliamo dell'assemblatore base, questo bellissimo blocco di color verde. Lo potete colorare in qualunque altro colore. E niente, dobbiamo decidere dove metterlo. Allora, torniamo a Survival Kit. E
e iniziamo quindi ad esplorare. Bene, quelli che vediamo qui sono tutti gli inventari connessi alla nave. Ve li faccio vedere meglio, aspettate. Sì, ecco qui. Questi sono tutti gli inventari connessi alla nave, no? Se premete su questo tasto avrete appunto tutti gli inventari. Abbiamo il generatore di ossigeno e idrogeno, survival kit e così via. Ho il container, però anche il container c'è in questo caso. Però come ricordate, e poi lo riprenderemo, il discorso dei tubi, tenetelo presente. Per chi non sa di cosa sto parlando, beh, vai subito a vedere il video precedente. No, scherzo, se lo vuoi vedere, lo vai a vedere. E saprai di cosa sto parlando. Detto questo, se io premo sul tastino di sinistra nella schermata di destra, o sul tastino destro, potrò avere accesso ai vari inventari. Poi se vado su produzione, come in questo caso, vedo appunto tutti i blocchi che posso produrre, cioè no, i blocchi, scusatemi, gli items, gli oggetti necessari per costruire i blocchi. Quella che vedete è la saldatrice, e mi pare di averla già mostrata nel video precedente, che serve appunto per completare i blocchi, no, come potete vedere. E i blocchi, a seconda in questo caso di quanti oggetti ho nell'inventario, in questo caso ho i materiali, no? Gli oggetti sono i materiali. La stella d'acciaio posso completare. Questa è la trivella che mi serve per scavare e per recuperare le pietre o i vari minerali, i vari materiali che useremo per costruire i blocchi tramite il survival kit per ora e poi successivamente l'assemblatore base. Sto dicendo troppe cose. Scaviamo, scaviamo, non ci pensiamo, scaviamo. Scaviamo come se non ci fosse un domani. Forza! Mi sento un vero e proprio minatore. Sono il mining di questo gioco. Minator? Non mi ricordo come si dice. Se qualcuno se lo ricorda, gentilmente me lo scriva nei commenti, così, perché sono un po' sbadato e allora molte volte mi scordo le cose, quindi ditemelo. A proposito, volevo ringraziarvi per aver raggiunto i 260 iscritti. È un dato, diciamo, ancora piccolo, però mi fa piacere che qualcuno mi vede, non mi fa parlare da solo. Bene, miniamo, miniamo. Comunque voglio ricordarvi, questo video non è soltanto per i pro gamer di Space Engineers, neanche per i vecchietti. Diciamo, questo video è fatto per i ragazzi come me, che vogliono giocare a questo gioco meraviglioso, ma non vogliono giocare a questo gioco meraviglioso, ma che giocano solo a Minecraft. Giochiamo a Minecraft. Ecco, quel tipo di persone. Giocate a Space Engineers. Ecco, è un gioco, non so perché, quando uno vede la navicella pensa subito a che cos'è. Wow, è lo spazio, fra, è un gioco complicatissimo. È Minecraft nello spazio. Cioè, prendete Starfield e Minecraft e nome Sky, li fondete e vi viene fuori Space Engineers. Ora vi faccio vedere quello che ho in mano. È la smeragliatrice, ma molti la conoscono come il Flex. E smantellando i blocchi possiamo recuperare, in questo caso, la lastra d'acciaio o altri materiali. Quindi smontiamo tutto e prendiamoci tutti i materiali. Forza, 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 vai. Prendiamo anche questo, i triangoli sono sempre più difficili da smantellare. Eccoci qua. E distruggiamo tutto. Smontiamo, smontiamo, smontiamo. Eccoci qua. Dopo aver preso un bel po' di materiali, torniamo nella miniera. A questo punto dobbiamo soltanto mettere il nostro assemblatore base. Se abbiamo fatto bene i conti e abbiamo le tasche piene di materiali, saremo in grado di metterlo. E questo gioco, che fa tanto paura a tutti, beh, ci rende la vita semplice, perché se possiamo mettere una cosa, ci dice, ce lo dice, e compare questa luce verde e ci dice: guarda, tu lo puoi mettere questo blocco. Se invece compare la luce rossa, allora vuol dire non lo possiamo mettere, e quindi il gioco qui ci semplifica le cose. Però adesso io ho bisogno della vostra mano, perché sarete voi, se volete, a darmi una mano a mettere il blocco. In che modo? Bene, miei compari, preparatevi. Ecco, è uscito il pulsantino. Cliccate, compari, cliccate come se non ci fosse un domani. Sì, coraggio, è uno e due. Eccolo qui, lo abbiamo messo, lo abbiamo fatto insieme, perché solo l'unione fa la forza. Certo, non assomiglia ancora all'assemblatore base, ma è normale. Sapete perché? Perché, come vi ho detto, guardate cosa faccio, vi ripeto qualcosa del primo video. Se giochiamo in creativa, allora metteremo i blocchi e
Così come li mettiamo, così li otteniamo. Ma se giochiamo in sopravvivenza, i blocchi devono essere completati. Cioè, devo andare a mettere dei materiali nel blocco per farlo completare. Ma non spaventatevi, no, non scappate. Perché questo vi dà un senso di soddisfazione che è maggiore di Minecraft. Bene, adesso cambiamo il colore. Per cambiare il colore su computer, andate sulla tastiera vicino allo zero e premete questi due tasti. Con questi potrete switchare i colori. Poi, se volete essere più precisi, premete il tasto P, e già lo dico nel primo video, e qui potrete cambiare i colori e aggiungere le texture. Vi invito a guardare il video precedente, dove vi faccio vedere come si cambiano le textures e quali textures abbiamo e quali colori. Vabbè, è la stessa cosa, poi lì decidete il colore. Per non switchare i colori potete fare anche così. Premete quindi P. Detto questo, continuiamo a scavare. Stavamo dicendo, vi farò una domanda, diciamo. Quanti di voi conoscono i circuiti di redstone su Minecraft? Penso tanti, no? Qualcuno in meno. Sicuramente non tutti li sapete fare, neanche io li so fare. Io non so proprio giocare a Minecraft. Però dovete immaginarla in questo modo. Minecraft lo puoi giocare in maniera chill o in maniera più hardcore. Magari se noi usiamo i circuiti di redstone diventa un pochino più difficile. Ecco, Space Engineers può essere giocato in modo più chill o in modo più hardcore. Se vuoi fare le cose più ingegneristiche, certo, magari è più difficile. Neanche tanto, io cercherò di farvi fare quante più cose possibile. E abbiamo fatto la fornacella. Adesso dobbiamo completare l'assemblatore base. Scusatemi se certe cose le faccio direttamente e non ve le dico, ma già molte cose le ho dette nel primo video, quindi vi invito a rivederlo. Detto questo, adesso ripassiamo di nuovo al survival kit e andiamo su produzione e facciamo le celle solari e componenti di costruzione e computer, che già stiamo facendo. Eccoli qua, li prendiamo, li mettiamo nell'inventario e scendiamo in miniera. Vediamo se riusciamo adesso a costruire. E no, mancano altri lastre d'acciaio. Sì, altre lastre d'acciaio. Andiamo a fare queste lastre d'acciaio. Per fare più veloce andremo a smontare i blocchi. Quindi smontiamo. Sì, smontiamoli tutti. È caduto un blocco, però ok. Smontiamo, smontiamo, smontiamo. Questo è uno dei modi più semplici che abbiamo per smontare blocchi e per ottenere subito le lastre d'acciaio o altri materiali. Però ovviamente dobbiamo iniziare con la capsula. Altrimenti, se per esempio iniziamo a piedi senza niente, cosa che mi pare non si possa fare, e lì sarà un po' un casino. Quindi, una volta fatto questo, torniamo al survival kit e vediamo se possiamo costruire qualcosa. No, non possiamo costruire neanche gli scarti di metallo. Abbiamo bisogno dell'assemblatore base. Allora, l'assemblatore base fa una cosa molto interessante, perché ci permette di mettere gli scarti o altri materiali e li trasforma in pietre, minerali, quindi nei materiali come pietre e così via, nei lingotti. Quindi ci distrugge i materiali e ci ridà i materiali di partenza. In questo caso sono le pietre. Continuiamo quindi a prendere delle pietre. Ne prendiamo un bel po'. Facciamo le tasche piene piene di pietre. Eccoci qua. Prendiamo, scaviamo. E abbiamo riempito le tasche di sassolini. Adesso saliamo di nuovo sopra e vediamo se ci fanno fare queste lastre d'acciaio. Eccoci qua. Quindi mettiamo la pietra nel survival kit. Produzione. E dobbiamo fare in modo di mettere come primo blocco le lastre d'acciaio, quindi annulliamo tutte le costruzioni. Poi nel survival kit saremo in grado di costruire i lingotti, quindi premiamo sul lingotto e iniziamo a produrre i lingotti. Quando avremo un numero sufficiente di lingotti, in automatico inizia poi a fare le lastre d'acciaio, se le avevamo già messe nel menu di costruzione, chiamiamolo così. Qui torniamo di nuovo indietro e ci prendiamo le lastre d'acciaio, scendiamo di nuovo giù e vediamo se siamo in grado questa volta di saldare il blocco, o meglio di completarlo. E no, abbiamo bisogno di molti più componenti. Che figo! Ok, torniamo di nuovo quindi al survival kit, produzione, e non possiamo fare niente. Quindi dovremo prendere altre pietre.
Vediamo se possiamo smantellare qualcosa in modo tale da fare prima. Così evitiamo di scendere in miniera e anche di fare tagli o editing. Quindi prendiamo e prendiamoci tutti sti blocchi. E me li vuoi dare sti blocchi? Eccoci qua. Ok, prendiamo anche questi. Andiamo piano, stiamo distruggendo tutto. Ok, ora abbiamo delle lastre d'acciaio. Facciamo una cosa un po' pazzarella, che ne dite? Adesso usciranno dei pulsanti e voi li premerete, una sorta di quick time events. Se voi li premerete, mi darete una mano a prendere i blocchi. Ed ecco qui il primo. E il secondo. Coraggio, datemi una mano. Tenete premuto sui pulsanti. Coraggio, prendiamoceli insieme questi blocchi. Sì, coraggio. Ecco, e prendiamo anche questi. Sì, vai. Continuate a premere. Prendiamoci anche questo. Anche questo. E questo e questo. Sì, ci stiamo riuscendo, stiamo smantellando tutto. Bene. Ok, torniamo di nuovo nella miniera. Anche se però credo che ci serviranno altri materiali. Infatti, come posso vedere, ci servono altri materiali. Il motore, mi pare, i componenti da costruzione. Bene, prendiamo altre pietre. Lastre d'acciaio ne abbiamo abbastanza. Prendiamo comunque altre pietre. Ok, e adesso continuiamo a scavare. Scaviamo. Puoi scavare anche questo effetto, non so, questo effetto rilassante, no? Ti rilassa, magari potremmo fare degli ASMR sullo scavaggio. Ma cosa dico? Sto scherzando, ovviamente. Degli ASMR sui minatori. Ci sta. Prendiamo altre pietre. Bene, una volta abbiamo preso altre pietre, torniamo sopra. E lo so, all'inizio dobbiamo prendere un bel po' di pietre, dobbiamo fare veri e propri minatori. Bene, mettiamo qui nella nostra produzione, vediamo se possiamo costruire. No, servono altre pietre. Notate bene che io sto passando da inventario a produzione e sto facendo le cose senza a volte spiegarvele perché vi sto facendo più volte lo stesso passaggio, perché questo passaggio deve essere capito bene, ma bene, nel modo più semplice possibile. E allora ecco qui, mettiamo lì, facciamo i lingotti, facciamo due lastre d'acciaio. In questo modo che voi possiate vedere più volte, perché ricordate, non c'è niente di più importante quando si impara qualcosa di ripetere. Bene, scendiamo giù e mi sono accorto che la mia batteria prima era scarica, quindi l'ho ricaricata. Bene, come si ricarica la batteria? Si va a Survival Kit e si preme il tasto F qui. Detto questo, torniamo qui, premiamo K, bisogna premere K per interagire con l'inventario. L'ho già detto nel video precedente, quindi io lo sto tralasciando, ma ve lo ripeto ogni tanto. Sì, devi guardare il video, perché potrei ripetere qualcosa di importante ogni tanto. Certo, posso dire ogni tanto qualcosa di importante, come potrei non dire niente. E mi sto perdendo, perché non riesco a prendere i materiali, cioè mi dimentico i materiali. Purtroppo soffro di memoria a brevissimo termine. Allora, dobbiamo fare tanti computer. Questo me lo ricordo. Prendiamoci computer e poi anche lo schermo. La prossima volta dovrò mettere un'agenda sul tavolo e scrivermi cosa mi manca come materiale, perché sono uno che si dimentica facilmente. Scendiamo giù e saliamo. E no, mi serve un altro computer, mi pare. Ah, saliamo di nuovo sopra. Ovviamente voi guardate sempre i materiali che vi servono prima di salire. Non fate come me, che mi dimentico tutto praticamente. Bene, facciamo i schermi. Adesso vi voglio far vedere un'altra cosa. Se premete sul tasto Shift e il tasto sinistro del mouse potrete fare fino a 100 componenti, mentre invece se premete sul tasto CTRL e il tasto sinistro del mouse ne potrete fare fino a 10. Ovviamente dovrete avere i materiali per fare più componenti, perché è vero che potete premere i tasti e fare più componenti, ma dovete sempre avere i materiali, altrimenti non lo potete fare. Beh, sì, vista stata non lo potete fare. Quindi, solo se avete i materiali, li mettete nell'inventario del, che ne so, nell'inventario per esempio del Survival Kit, e poi vi mettete su produzione, e se avete abbastanza materiali, potete premere sul tasto Shift, tasto sinistro del mouse, o tasto CTRL, tasto sinistro del mouse, per fare più componenti alla volta. Detto questo, ci prendiamo altri componenti. Speriamo che questa volta ci abbiamo azzeccato. Scendiamo giù nella miniera. E no, manca ancora uno. Cioè, mancano ancora un bel po' di cose. Ah, maledizione.
mi dimentico troppo. Credo di soffrire di Alzheimer. Allora, prendiamo un bel po' di materiali. Eccoli qua, un bel po' di pietruzze. Prendiamone tantissime ne dobbiamo prendere, perché non possiamo sempre dimenticarci le cose. Eccoci qua e saliamo di nuovo sopra. Sto facendo il via vai. Ok, una volta fatto il via vai, premiamo K sul nostro inventario, il nostro pannello d'accesso del Survival Kit, e mettiamo su produzione. Una volta fatto questo, ci facciamo i lingotti. Per ogni pietra ne mettiamo, otteniamo sempre 4 materiali, che sono lingotto di ferro, lingotto di silicio, poi c'è la ghiaia e infine c'è il nickel, lingotto di nickel, quindi è un buon compromesso. Quindi otteniamo 4 oggetti da un materiale, dalla pietra otteniamo 4 altri 4 materiali. Ora vogliamo fare il survival kit per poter curare il nostro amico Giuseppe. E allora, per poter fare il survival kit dobbiamo prendere, mi pare, l'argento e altri materiali che mi pare non possiamo ancora prendere. Noi faremo uno strappo alla regola, cioè nel senso che diciamo salteremo il passaggio di come trovare argento e l'altro materiale, perché c'è un altro materiale. Ve li metto già io da una parte, giusto per farvi vedere come funzionano questi blocchi. Poi successivamente faremo il video dove andremo a cercare i materiali. Faremo una sorta di Toby esploratore, una sorta di Dora l'esploratrice con i materiali. Perfetto, e adesso tornati di nuovo a questo survival kit che penso starete odiando tutti. Ok, facciamo le lastre d'acciaio. Ne facciamo un bel po' in modo che possiamo piazzare il nostro survival kit. Eccolo qui. E ci le prendiamo poi e le mettiamo nell'inventario. Aspettate, ne facciamo qualcun'altra. Ricordatevi CTRL tasto sinistro o Shift tasto sinistro. E eccone qua, e abbiamo fatto un bel po'. Ok, non possiamo fare più altri lingotti. Ok, adesso dobbiamo vedere un'altra cosa importante che ci tengo a precisarla, giusto per darvi un'idea. Nell'inventario questo lo chiamiamo slot 1, se vogliamo, e questo slot 2. E teniamoli a mente questi due nomi, perché li potremmo riutilizzare. Bene, e adesso che abbiamo preso il nostro survival kit, lo possiamo piazzare. Lo possiamo quindi mettere, lo mettiamo qui. Sì, bene. Adesso, come abbiamo imparato, dobbiamo saldarlo. E quindi iniziamo a mettere i materiali che abbiamo, meglio i componenti che abbiamo. Credo che abbiamo bisogno di altri materiali. Materiali che ora non possiamo recuperare, come l'argento e un altro materiale che non mi ricordo. Va bene, tralasciando stare questo, beh, non vi preoccupate. Ora ne facciamo uno strappo alla regola, ma prima vi faccio vedere una cosa veloce nell'assemblatore base, nella raffineria, giusto per darvi un'idea. Nella raffineria possiamo raffinare i materiali, quindi mettiamo la pietra e otteniamo i lingotti, e mentre invece in assemblatore base, come vedete, possiamo costruire molte più cose rispetto al survival kit. Mi serve l'argento e solo il mio spaccia argento di fiducia me lo potrà dare. Ecco, credo che questo sarà il posto. Ok, non devo fare altro che parlare con quel tizio. Salve, so che lei spaccia argento, è così, vero? Perché me ne servirebbe un bel po'. Ti serve argento? Argento? Argento 100%, ideale per combattere i lupi mannari e i vampiri. Ne ho veramente grandi quantità lì nel mio carro delle curiosità. Prego, fatti avanti e sono sicuro che ti soddisferà. Bene, e dopo aver recuperato l'argento in maniera non del tutto convenzionale, credo che siamo pronti per aiutare Giuseppe. Bene, e adesso andiamo da Peppe. Bene Peppe, e adesso che abbiamo finito il survival kit, sarai in grado di tornare a giocare, perché potrai curarti. Sei contento? Sì, cavolo!
Ora sì che posso curarmi. E non ci sentire il potere. Sì, mi sento sempre meglio. Sì, sempre meglio. Ah, wow, mi sento come stessi divergendo. Ora posso giocare. Ora posso combattere. Bene, e oggi abbiamo imparato altre cose, tra cui fare il survival kit, la fornace ad arco e l'assemblatore base. Potremo costruire molti più componenti e velocizzare le cose. Se questo video ti è piaciuto, beh, metti mi piace e iscriviti al canale e metti anche un commentino. Noi torneremo qui con altre fantastiche avventure e altre guide particolari. Ci vediamo, ciao!